te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. Siamo all'inizio della nuova stagione sportiva 2008-2009 dell'Ossian Damene Calcio, che quest'anno disputerà il campionato allievi. Siamo qui con il capitano alla nostra destra, Benedetto D'Addaccio, e il vice capitano Stefano Calò. Benedetto D'Addaccio, ruolo? Appunto, un difensore centrale. Un tutto fare. E Stefano Calò, abbiamo detto prima, era un centrocampista prevalentemente centrale. Allora, iniziamo con il capitano, questa stagione che ti aspetta e come la vedi? Beh, questa stagione già era qualche acquisto nuovo, l'abbiamo... Ce li puoi dire? Cioè, Ben Salem, che è un buon giocatore, comunque è uno che corre, però c'è un portiere che probabilmente sarà con noi, che comunque è un buon portiere. Mi aspetto di fare tanto, con molto impegno da parte di tutti. Ieri c'è stata la nuova presentazione della squadra, come hai visto i giocatori, come hai visto il mister nuovo? Il mister nuovo sembra molto bravo, molto, cioè è uno che serve, che si impegna, cioè speriamo di fare bene. Che impressione hai dato quindi? Un'impressione positiva? Sì, inizialmente? Sì, senz'altro buono, serio, molto, molto bravo secondo me. Bene. E l'anno scorso è stato un cambiato molto deludente, quest'anno dobbiamo fare molto meglio. Passiamo al vice capitano, centrocampista, l'anno scorso uno dei migliori in campo, che nonostante la squadra ha perso quasi tutte le partite, è stato uno dei migliori in campo. E tu invece che ne pensi di quest'anno? Già, come ho detto prima, mi aspetto molto di più, perché poi, proprio come ha detto il capitano, perché abbiamo fatto acquisti e sicuramente c'è molta più voglia dell'anno scorso di vincere e di arrivare fra i primi posti. Quindi la squadra per te è buona? Ancora non l'ho vista, comunque quando riprenderemo agli allenamenti potrà dire di più. Va bene, grazie a tutte e due, a presto. Grazie a tutti.